In un mondo straziato dalle guerre, Papa Francesco non si stanca di ricordare la sofferenza del martoriato popolo ucraino. È un rito drammatico quello che porta il pontefice in ogni udienza a ricordare ciò che accade sul fronte orientale dell'Europa. Il giudizio sul presente nasce dal ricordo del passato, dall'anniversario che cade sabato prossimo del terribile genocidio di Holodomor tra il 1932 e il 1933. La morte per fame di milioni di ucraini, in gran parte culachi, piccoli imprenditori agricoli, in seguito alle politiche di collettivizzazione forzata di Stalin. Preghiamo per le vittime di questo genocidio e preghiamo per tanti ucraini, bambini, donne, anziani, bimbi che oggi soffrono il martirio dell'aggressione. Un appello che coinvolge anche il popolo del calcio, a cui il Papa, tifoso appassionato, manda un messaggio. Anche i mondiali in Qatar possono essere un'occasione per la pace. Possa questo importante evento essere occasione di incontro e di armonia tra le nazioni, favorendo la fratellanza e la pace tra i popoli. Poco prima, nella catechesi, la riflessione sulla consolazione spirituale, esperienza di gioia che permette di riconoscere la presenza di Dio in tutte le cose, un dono che fa avvertire la tenerezza del Padre. La consolazione è una pace tale, ma non per rimanere lì seduti e godendola, no, e ti dà la pace e ti attira verso il Signore e ti mette in cammino per fare delle cose, per fare cose buone. In tempo di consolazione, quando noi siamo consolati, ci viene la voglia di fare tanto bene, sempre.